Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più figo, il più imprenditore, il più di YouTube. Oggi parliamo velocissimamente di una questione che mi sembra abbastanza doveroso trattare: il motivo per il quale non si deve fare assolutamente il curriculum in formato europeo e sottoporlo a dei recruiter inglesi. Come sicuramente sapete, è essenziale che voi vi distinguiate dalla massa. Se fate tutti quanti lo stesso curriculum nello stesso formato, why you mission of events? Dovreste invece fare in modo da proprio risultare più strafighi in mezzo a tutta quella valanga di curriculum che arrivano ogni giorno. Lo so come funziona, state passando! Ci hanno fatto credere, sin da quando abbiamo messo piede a scuola, o almeno quelli della mia generazione, che il curriculum in formato europeo era in pratica un diktat, era quello che necessariamente si doveva fare per trovare un lavoro, cosa di assolutamente sbagliato. Infatti, quando in ufficio mi arrivano i curriculum in formato europeo, io non li accetto. Perché questo? Perché chi si candida con un curriculum in formato europeo significa che non è aggiornato, che non ha capito niente, che non ha capito in reale motivo per il quale uno dovrebbe inviare un curriculum. Perché fondamentalmente, voglio rifletteteci, e il discorso è semplice e facile: se voi mandate questo curriculum è perché vi volete far conoscere, ragion per cui dovete scuotere fortissimamente la persona che sta leggendo il vostro curriculum, anche perché in genere ci mette giusto 3 secondi. 3 in questo modo, sembrano 2 ma in realtà sono 3. Perché? Per quale motivo? Secondo voi per quale motivo? Logicamente perché se in 2 secondi io guardo il vostro curriculum e non mi piace, lo cestino immediatamente. Se invece ci sta qualcuno che attira la mia attenzione, io lo contatto e poi questa persona che fa viene e si gioca tutte le sue carte, ok? Tutte le sue skills e tutte le cose che sa fare. Contrariamente, ci siamo spiegati, non si mette nel curriculum la foto, è discriminante, non fatelo. Proprio come invece c'è nel formato europeo, c'è scritto in alto a destra: inserisci qui la tua foto. Vi hanno preso per il culo, ci hanno preso per il culo. Aprite gli occhi, non mi serve. E tutto questo davvero non mi serve. In che formato lo dovete fare? In qualsiasi formato che volete, ok? Non me lo sto io a dire per la milionesima volta in che formato lo dovete fare. Il formato basta che non sia quello europeo, lo fate in qualsiasi formato, ovviamente dove si evincano le vostre competenze lavorative, anche perché in Inghilterra preferiscono molto di più le persone che sanno fare piuttosto le persone che hanno un foglio di carta col quale si può annettare un mazzo. Annettare un mazzo, che cosa significa? Pulirsi il culetto. L'Inghilterra è un posto che dà spazio alle persone che sanno fare e che hanno voglia di sacrificarsi. Quindi niente curriculum europeo, molte più competenze e skills, siate ovviamente molto flessibili sul campo lavorativo. Ragazzi, non fatevi prendere in giro dalle persone che dicono che in Inghilterra c'è meno lavoro rispetto a 5 anni fa, a 10 anni fa. Sono le persone frustrate che hanno paura di voi, hanno tanta paura, perché hanno paura che voi arrivando vi fottiate il lavoro. Non state a sedere queste persone assolutamente, anche perché di lavoro ce n'è sempre e tanto. Ovviamente per le persone che hanno voglia di lavorare, soprattutto per quelle persone che non sono arroganti. Raga, io torno al lavoro, è stato un piacere. Salute figli maschi e ci vediamo alla prossima!